Buongiorno ragazzi e bentornati anche oggi con questo nuovo video. Come avrete detto dal titolo, oggi parleremo di come mai mi è nata questa passione per il ciclismo. Ma prima di raccontarvi di questa mia passione, vi chiedo di iscrivervi al canale qui in basso dove c'è scritto iscriviti, attivate la campanellina per ricevere le mie notifiche quando pubblico i video, di lasciare un commentino se il video ovviamente vi è piaciuto, se avete qualche idea e come vi sembrano i video. Seguitemi anche sui miei social, Instagram a roberto.franchi94 e a Facebook Roby Franchi. Voilà! Anche oggi sono in bicicletta, appena finito di lavorare, ritentiamo le riprese per la seconda volta. Complimenti. Vi parliamo di come è venuta la passione del ciclismo. Beh, tutto è nato da un mio amico che faceva ciclismo. Io ho sempre avuto una piccola passione per il ciclismo, infatti mi guardavo Giro d'Italia, Tour de France, eccetera. E nel settembre del 2016 mi sono comprato la mia prima bicicletta con un mio vecchio compagno di classe, tanti anni fa, e lui faceva già gare di ciclismo e mi ha fatto sempre gola andare in bici. E allora mi ha detto: perché non provi anche tu ad andare in bici? E io gli ho detto ok, tanto la passione l'ho sempre avuta. E allora da lì ho comprato, come dicevo prima, la mia prima bici da corsa. Era una Cannondale Evo, cambio elettronico, una bella bici, anche abbastanza leggera, non era pesantissima, anche se aveva cerchioni in alluminio, un bel telaio, aveva un 50-34 davanti e un 28-11 dietro di rapporti. E da lì ho iniziato a fare la mia prima gavetta in bici. Ho iniziato ad andare con i miei compagni di squadra, diciamo, da subito. Non ho iniziato subito a fare gare, ho iniziato prima ad allenarmi, a prendere confidenza con la bicicletta. E niente, questo è stato un po' da come ho iniziato ad andare in bici. Dopo un anno che ho iniziato a fare allenamenti, ho iniziato a prendere confidenza con la bici, allora ho iniziato a fare gare. La mia prima gara è stata a Vicenza, provincia di Vicenza, in un circuito. Però non è andata bene perché era tutta gente che viaggiava abbastanza, tutta gente che magari aveva fatto gare a livello dilettantistico, eccetera. Però almeno ci ho provato e è andata come è andata. E dopo mi sono dedicato alle gare in salita, le cronoscalate. E da lì mi sono sempre sentito a mio agio, anche se non facevo grandissimi risultati. Però con la mia fortuna di abitare in montagna, di facendo tantissima altitudine, piano piano ho preso confidenza con le salite e capire un po' anche a livello di testa come si effettuano le gare delle cronoscalate. E da lì ho continuato per 2-3 anni e quest'anno, causa pandemia, purtroppo per intanto nessuna gara. Vai Roby, spingi su questi pedali per effettuare la discesa. Mani sui manubri, giù a tutta. Occhio fuori. Occhio Roby, che le bagnà. Occhio fuori, giù a tutta. Curva destra. Giù a Erich Lovic. Una mano sui manubri, gli occhi fuori, tornante a sinistra, tornante a destra, giù a tutta, a spingere la mano, Roby, sui pedali, pian pian crebagnà. La mia fortuna prima di iniziare a fare ciclismo è sempre stata quella di fare sport, a livello di calcio, sci agonistico, fare nuoto, e lì è nata anche questa passione che avevo e che non ho potuto fare prima del ciclismo. E da un sogno praticamente è nata una realtà che non mi sembra neanche ancora vero da poter fare. E da lì è diventata quasi una malattia come sport, perché mi aiuta a concentrarmi, a sfogarmi, soprattutto quando lavoro. Quindi cosa voglio dire con questo? Se avete dei sogni, realizzateli, che sia nella bici, che sia in qualsiasi sport, che sia nella vostra vita. Godetevi la vita e puntate ad un obiettivo, anche se non ci riuscite, se non siete dei grandissimi sciatori, ciclisti, calciatori, almeno se siete arrivati, godetevi la vita, divertitevi, non puntate solo al top. Io voglio arrivare al top. Anch'io che faccio il cuoco, ok, ho un lavoro, però a me che piace essere sportivo e voglio puntare anche su uno sport, cercate di giostrarvi la vostra vita. Comunque adesso parliamo di ciclismo. Certo, la vita del ciclista non è semplice. Nel senso, se siete piccoli e volete arrivare a dei risultati, è molto meglio che essere più grandi e puntare a ciò che non si arriverà. Oddio, magari per amatori, quelle che faccio io. Però se volete arrivare a livello dei professionisti, partite da piccoli e fate uno sport che è bellissimo. Si fa fatica, ma è tutta salute. Ora muoviamoci la discesa, due rapportoni, mani sui manubri, giù a tutto! Andiamo in direzione Ponte Arche per dopo ritornare dai ponti dei Servi e ritorniamo a casa. Oggi giornatina molto fresca,
però spettacolare per fare le salite a livelli abbastanza alti, diciamo, perché non subisci il caldo, vai così, curve, ginocchio fuori, la Valentino Rossi, prova tutta, vai Roby! Dopo aver fatto il ponte dei Servi abbiamo fatto la nostra scalata in salita fino qui a Tavodo e ritornando al discorso di prima, non perdete le speranze ad andare in bici, provateci per almeno un anno, cercate di non spendere tanti soldi per la vostra prima bici, comunque ne parlerò magari in un prossimo video su quale bici, le attrezzature per iniziare ad andare in bici e non perdetevi le speranze di dire non ce la farò, si fa troppo fatica, non mi piace eccetera, provateci un anno. E se dopo un anno andare in bici non vi piace, allora la vendete. E dopo vi dedicherete ad altro, allo sci, al ciclismo, al nuoto, alla corsa, al far niente. Quello sta a voi a decidere. Ora iniziamo un'altra salita, Dorsino San Lorenzo, con un passo molto regolare. Vai Roby, sui pedali. Roby Quintana. Oh, basta Roby. Agile, ok. E noi ci rivediamo in cima alla salita. Bene, dopo avervi raccontato questo tram tram della mia, diciamo, passione per il ciclismo, e avervi raccontato qual è stata anche la mia prima bici, dopo questi 3 anni e mezzo ho comprato una bici abbastanza decente della Junt del team Sunweb del 2018, però la mia bici l'ho comprata nel 2019, una bellissima bici leggerissima con ruote in carbonio, con un telaio veramente disegnato bene, molto comoda in salita, molto performante anche in pianura come in salita, un po' meno in discesa. Infatti quando c'è vento inizia a ballare destra e sinistra, però questo è un piccolo, diciamo, spoilerino sul prossimo video delle mie, come vi dicevo prima, attrezzature eccetera. Però spero che questa tipologia di video e su come è nata la mia prima esperienza, la mia prima passione, come è nata la mia passione per il ciclismo, vi sia piaciuta. Se è così, fatemelo sapere con un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanellina, lasciate un commentino qua sotto al video e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.